Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo vlog. Come potete ben vedere, sono in un altro viaggio di lavoro. Mi trovo nel centro dell'Inghilterra, vicino a Nottingham, dove mi trovavo l'altra volta. E mi annoiavo, ho detto: perché non faccio un video? Visto che, come sapete, settimana scorsa non ho potuto pubblicare molti video, ne ho pubblicato solamente uno sui tre che pubblico di solito, per via della situazione che è successa con il mio cane. E infatti volevo fare un video, sempre la serie vlog, per leggere i diversi commenti che mi sono arrivati in supporto dei miei amici, ma non solo. Poi ho cambiato idea, ho detto: perché non faccio come youtuber veri? Perché non leggo i commenti che mi lasciano sui video di YouTube? Come potete ben sapere, il canale ancora è piccolo. L'ho aperto a fine aprile, inizio maggio, e non ci sono molti commenti. Però ci sono abbastanza per farne un video, tra cui alcuni sono simpaticissimi. E allora li andiamo a leggere dall'ultimo verso al primo. Prendiamo l'iPad e allora... sul video vlog della settimana scorsa, in cui vi raccontavo della patologia del mio cane, mio amico Davide, che avete visto in questo video, mi scrive: ciao Kilo, buon viaggio, con un cuoricino. Nella tua sfortuna hai avuto una vita breve, ma nella tua fortuna hai avuto la migliore delle vite che potevi avere con Valerio. Grazie Davide. Quello che ho risposto io è: la fortuna è stata tutta nostra ad averlo accanto. Gioia mia, Kilo. Nello stesso video, Lucilla, che avete sempre conosciuto in quest'altro video, scrive semplicemente un ciao Kilo. Io lo saluto ogni giorno. Ovviamente di messaggi, audiomessaggi, telefonate, me ne sono arrivati tantissime. E prima di passare oltre, uso questo video per ringraziarvi tutti. Un grosso bacio. Benissimo, abbiamo finito con i commenti strappalacrime e andiamo con gli altri. Adesso passiamo a un commento in cui parlo di Mars of Teams. Ciao Alessio, sempre sul pezzo. Io rispondo: grazie mille Giovanni. Quando ho risposto a questo commento, come potete ben vedere, ho risposto il giorno dopo. Perché l'ho risposto dopo un giorno? Perché non sapevo cosa effettivamente rispondere. Cioè, a parte grazie mille, quello che ho già fatto, ma la mia domanda è: chi è Alessio? Un altro video di FK Breaking News, in cui parlo di DuckDuckGo, Superlello scrive: complimenti, ottima spiegazione, semplice e molto chiara nella sua complessità tecnica. In gamba Superlello, continua a guardarmi. Nel video in cui parlo di Windows Me, a un certo punto del video sicuramente avrò detto le parole bestemmia. Non avrò detto una bestemmia, attenzione. Ho detto la parola bestemmia. Max Twin commenta: classe 87, bestemmiato? Di brutto, persi un intero HD. Programmi Patreon su cui lavoravo da mesi è andato in fumo. Avevo 14 anni e che ti è morto. Max, hai tutta la mia compassione, proprio, ce l'hai tutta. Passiamo oltre, sul video in cui parlo di internet e FK Storia, Max Twin scrive: mi piace il format e lo stile, soprattutto se chiaro nel contenuto. Tempo un anno e sarai un big. Continua. Ah, io lo spero, perché un anno è esattamente il tempo che mi sono dato. Anzi, mi sono dato il tempo di un anno e mezzo, perché come dicevo io ho iniziato, diciamo, in aprile-maggio 2022, dicembre 2023, se non raggiungo il risultato che mi sono stabilito da solo, che è un mio risultato personale, chiudo tutto. Quindi, se vi piacciono questi video e volete supportarmi, cosa potete fare? Sì, lo so, prima di tutto dovete andare al barbiere, quello lo so. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, lasciate i commenti, lasciate un mi piace al video e condividete i video, come dice Merluzzo, a fratelli, cugini, parenti, compare, nipote, o quella cosa là. Andiamo avanti, nel video di FK Under the Hood in cui parlo di come si avvia un computer, Antonio scrive: bravissimo, nei tuoi video spieghi tutto benissimo, quando usciranno gli altri video per quanto concerne internet? E ci sono qui un paio di commenti in cui spiegavo che ci sono altri in programmazione. Antonio, stay tuned. Allora, invece, in un altro video di sempre di FK Breaking News, molti di voi lasciano commenti di FK Breaking News. Esattamente questo è un commento fatto al mio primo video di FK Breaking News, in cui parlo dell'Unione Europea e delle porte USB-C. FB scrive: si sa quando usciranno i primi portatili con la ricarica solo tramite USB-C, quindi senza il venditore proprietari? Ma la mia risposta è stata che già alcune aziende lo fanno, tipo Apple. Ho visto che Dell poi sta lasciando già computer con USB-C, quindi se non ricordo male, adesso fatemi leggere il commento che ho scritto. L'Unione Europea ha dato come scadenza il 2024, quindi... però già le aziende stanno lavorando. Oh, questo è il commento dei commenti
commenti. Allora, questo commento è stato fatto in un altro UDFK Breaking News, dove parlo di Lambda. Vivo in un monolocale, cioè devi fare un video in cucina, ma squallore. La mia risposta è stata molto diplomatica, molto normale, cercandogli di fargli capire che quella stanza non è la cucina. Infatti ho scritto, in realtà è il salotto. Ed è piuttosto ben arredato. Minchia, guardate che ci ho speso. Emanuele Wong risponde, secondo me in maniera molto oculata e giusta, che tra l'altro non è neanche un mio amico. Ho letto commenti di amici miei tipo Davide e Lucilla, ma Emanuele non lo conosco. E intanto ti voglio bene comunque. Anche perché te lo c'è del cuoricino nella tua risposta, che dice il vero squallore del tuo commento. Ma secondo me ha ragione. Rodrigo ovviamente risponde con un tag a Emanuele Wong: esprimi solidarietà al tuo idolo, evidentemente vivi anche tu in un modo locale, poverini. Allora Rodrigo, punto uno, io non sono l'idolo di nessuno, secondariamente io non vivo in un modo locale, terzo, anche se vivessi in un modo locale, a differenza tua, quella è casa mia, cioè io sono il proprietario di casa mia, terzo, ti ripeto per la seconda volta che quella non è la cucina è quella stanza che vedi là, quello è il salotto. E come puoi ben vedere, è arredato da paura, che tra l'altro dopo la dipartita del mio cane non è mai stato così pulito perché ci sono più peli dappertutto, anche se come vi ho detto, amavo i suoi peli. Andiamo ad altri commenti interessanti. In uno short che ho fatto su Elon Musk parlo del fatto che lui deve pagare una penale per quando ci fu la storia del acquisto di Twitter e poi è andata a male, non si è capito più un cazzo. Anzi, dovrei riprendere questa storia e aggiornarvi. Gabriella commenta: per lui un miliardo sono come un euro. La mia risposta sarà sempre di quella politica della serie. Ma sai com'è? Più ne hanno, più ne vogliono avere. Allora, come fanno anche i youtuber seri, ho ricevuto anche dei commenti lunghi. Anche questo viene dal video di Lambda. Le inteligenze artificiali non sono tutte uguali, quindi laddove tutte le altre hanno fallito non implica che anche questa sia inetta. Anzi, è probabile che il fatto di aver lavorato molto bene sul linguaggio sia carente di altri elementi che, se istruiti, possono consentire di superare test per ora impossibili. Il semplice test di logica in cui le intelligenze artificiali sono cadute velocemente è anche da imputare nel non aver lavorato abbastanza sui meccanismi di logica. Anche noi dobbiamo imparare cos'è e come funziona la logica per apprenderla e usarla correttamente. Non siamo nati imparati, ma siamo predisposti per impararla. La mia risposta è stata semplice, concisa e lapidaria. Tuttavia, questo non vuol dire essere senzienti, perché là si parlava non delle iniziative di essere inetti o non niente, si parlava del contesto. È Lambda senziente? Il mio pensiero è assolutamente no. Frujek, non so come si pronuncia, risponde, dico: non ho ancora trovato nessun sistema che ci permette di definire un'entità senziente. Inoltre c'è una differenza che mi sfugge, ma che alcuni sottolineano, ovvero c'è differenza tra essere senziente e cosciente. Io purtroppo non ho fatto filosofia. Parli con chi ha fatto filosofia. Vabbè, non pensavo di avere così tanti commenti, pensavo di averne molto di meno. Ne ho ancora, ma magari le lascio per un'altra volta. Magari nel frattempo lasciatemi altri commenti, così mi faccio questi video, così io mi rilasso. Già sono in fuga da casa mia, allontanandomi dalla depressione di avere una casa vuota, e sono in una stanza vuota. E allora, pinguini, io vi ringrazio per guardare questo video. Come al solito, se avete commenti, belle cose, tutto quello che volete, lasciare un commento qui sotto. E ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!